Un saluto a tutti gli amici del Terracina Blog, ci troviamo qui presso il piazzale delle ex autolinee e l'ultima volta avevamo fatto una recensione del nuovo polo dei trasporti che è sicuramente un'ottima idea, peccato però che mancasse qualche dettaglio, infatti si sono dimenticate cose marginali tipo pensiline per i viaggiatori, orari, biglietterie sia elettroniche che umane, nessuna traccia, servizi igienici, niente, a meno che uno non vada al bar. Siccome in questo periodo sono arrivati parecchi a casa, parecchi dépliant circa la questo nuovo servizio, perché siccome le circolari viaggiano vuote, praticamente si è deciso di fare della pubblicità. Però ovviamente se non mancano gli orari, se non c'è il nome delle fermate, se manca il numero di linea, i passeggeri difficilmente prendono la circolare. Però sembra che qualcosa sia cambiato. Ecco qua infatti ci troviamo al piazzale a due linee, vedete che adesso è completamente vuoto, ci sono solo i bidoni per le immondizie. E un mega cartello ci dice che viaggia per te, per la città, per l'ambiente, il nuovo trasporto pubblico di Terracina. Andiamo a vedere se finalmente hanno risolto qualche problemino o se è tutta una cosa così. Andremo a visitare tutte le fermate, no tutte, diciamo le fermate che si trovano, qualche fermata che sarà qui per via Roma e per via della Vittoria. Andiamo. Allora ci troviamo presso il piazzale delle linee, qui hanno messo appiccicato gli orari con una mappa leggermente confusa delle linee e qui ci sono gli orari, la pensilina sempre con il tetto trasparente che insomma uno si aspetta si muore di caldo e c'è la fermata dove è indicata fermata richiesta, però nessuna indicazione sul nome della fermaglia e che il tipo di linee passano. Le linee sono suddivise praticamente in ordine alfabetico da quello che ho visto, praticamente abbiamo la linea A, B, C, D, però qui non c'è scritto né che linea viene servita, c'è solo un lungo elenco di strade associato a ogni linea, però dovrebbe esserci secondo me anche il nome della fermata e che tipo di linea, però non c'è nessuna indicazione nel cartello. Adesso andremo a vedere quell'altra lì della davanti Laggi. Allora ci troviamo al marciapiede di fronte davanti Laggi, per cui nessuna indicazione, proprio nulla. Vediamo il manifestino pubblicitario, un cartellone che ti dice spazio libero per la pubblicità, vediamo qua se c'è scritto qualcosa, niente. Ah, questo c'è scritto fermata bus, però non c'è scritto nulla neanche qui, non ci mancano anche le strisce gialle per la sosta degli autobus. Andiamo a vedere le seguenti. Bene, eccoci qui davanti alla fermata a piazza Garibaldi, le strisce per l'autobus ci sono, ottima ottima pensilina per quanto riguarda le pubblicità, sicuramente si guadagneranno parecchi soldi. Però vediamo le informazioni per gli utenti. Allora, anche qui c'è un cartello bianco scritto fermata agli autobus, non c'è scritto il nome della fermata, nulla, e praticamente c'è anche un palo per le luminarie della Madonna del Carmine che si ferma dritto in mezzo alla fermata, cosa alquanto bizzarra e penso pure pericolosa, perché l'autobus che parcheggia, se sbaglia un attimo manovra, cade il palo addosso alla gente. Qui c'è un fogliettino, c'è scritto con i numeri e gli orari delle linee, servizio estivo 2012, partendoci dal capolinea lunedì sabato, linea A, partenza da stazione ferroviaria, però non sapendo, non c'è nessuna indicazione su quale sia la linea, quale sia la firmata, è del tutto inutile. Quindi vedete un po' noi, un po' strana sta cosa.
andiamo a vedere le altre. Ci troviamo presso la spiaggetta, anche qui un'altra pensilina. Il cartellone del Codri indica solamente che lo spazio è libero per la pubblicità. Qua vediamo un'altra pubblicità. Questa è la pensilina. Un'altra pubblicità qua, nessun avviso per il pubblico, quale sia la linea, dove porti, nulla di nulla. La solita pensilina col tetto trasparente ad effetto serra. E quindi niente, questo anche penso che sia abbastanza evidente che questa pensilina, questa fermata sia del tutto non idonea per i viaggiatori. Mancano le informazioni fondamentali. Andiamo a vedere l'altre. Allora, siamo a Piazza della Repubblica. Qui ci dovrebbe essere un'altra fermata. Ecco qui, c'è l'indicazione che indica Codri, che dovrebbe essere la ditta che gestisce il trasporto urbano. Però, informazioni, la pensilina è assente. E questo dovrebbe essere gli orari. Dovrebbero essere gli orari. Come vedete, non c'è nulla. Totalmente inutile, senza scritta, senza fermata, senza tipo di linee che passa, solo pubblicità, una pubblicità di onoranze funebri. Bene. Ecco, vedete i titoli dei giornali e poi non ci lamentiamo se offriamo queste cose. Questo è il giornale di oggi, domenica. Va bene. Allora, ci troviamo per il viale della Vittoria. Un'altra fermata dell'autobus, qui anche qui nessuna indicazione, solo pubblicità. Anche qui un orario ammuffito che non significa nulla, non dà nessuna indicazione, indica solo le linee e degli orari, però non dice qual è la linea. Va bene. Un'altra cosa che volevo far notare riguardo la mobilità cittadina è che mancano totalmente le rastrelliere per le biciclette. Infatti, se uno vuole uscire con una bicicletta per Terracino, non sa, la deve attaccare a un palo della luce o al primo posto dove trova spazio. Però in compenso vediamo, ecco, è stato approntato l'abbellimento della città. Ci stanno 4 piantine per ogni albero che troverete lungo il viale. Questa qui secondo me dureranno pochissimo, però è già un inizio, si comincia dal poco. Ci troviamo presso l'ultima fermata che visiteremo, questa di Piazza Mattini. Vediamo un attimo se ci sono indicazioni, sempre indicazioni pubblicitarie. E qui anche qui vuoto. Qui i resti di una mappa e di quello che erano gli orari. Niente, abbiamo concluso la nostra visita. Si può dire senz'altro che le fermate non siano adeguate alle esigenze degli utenti. Penso che si siano spesi un sacco di soldi per allestire per spedire lettere alla cittadinanza, per mega cartelloni, e questi soldi potevano essere tranquillamente spesi per fornire delle indicazioni agli utenti, alle fermate. Manca il nome della fermata, che linee passano, cioè le informazioni basilari che sono date a una città qualsiasi degna, che è un servizio urbano decente. Andare a Roma, ogni fermata trovate il nome della fermata, almeno uno sa dove parte, dove sta arrivando e così via. Le indicazioni sono praticamente assenti e quando ci sono completamente insufficienti. Manca qualsiasi indicazione in inglese. Se viene un turista a Terracina, sta peggio di noi. E quindi ecco, questa è la situazione. Ci dispiace, perché Terracina merita, secondo me, di meglio. Sembra che si facciano le cose sempre per far vedere che abbiamo fatto senza guardare veramente
se si risolvono i problemi degli utenti, se le soluzioni sono adeguate. In questo caso sembra che non lo siano, come avrete sicuramente potuto valutare da questo piccolo video, che non vuole essere una critica a questa amministrazione, ma un qualcosa che inciti a fare di meglio. Un saluto dal Terracina Blog.